Il Football Club Messina saluta la Coppa Italia dopo il KO rimediato nei sedicesimi di finale al Tupparello 10 Reale. Un 2-0 figlio anche del massiccio turnover imposto da Costantino, che manda in campo ben 7 under dal primo minuto e rinuncia inizialmente ad Alace, Bevis, Giuffrid e Coria, con questi ultimi che resteranno in panchina per gli interi 90 minuti. Troppo prezioso al momento il cammino in campionato per il Football Club, distantissimo dalla vetta occupata dal Palermo, e chiamato a uno scatto d'orgoglio sul piano dei risultati per restare aggrappato al treno playoff. Al Tupparello, sotto lo sguardo anche dell'ex direttore sportivo della CR Messina Antonio Bedio, sono i Granata a fare la partita con il portiere Oliva, che si disimpegna in un paio di buoni interventi come quello su Mbaba Diaye. Al 33esimo però arriva il vantaggio acese e ciclato da Diop, che sfrutta un rimpallo in aria con Fissore e insacca l'1-0. Lo stesso 8 giallorosso sul finire del tempo si divora l'opportunità del pareggio spedendo al lato da due passi, e nella ripresa, dopo gli ingressi in campo di Bevis e Alace, ancora Fissore complica i piani di rimonta dei giallorossi rimediando il cartellino rosso per doppia ammonizione poco dopo l'ora di gioco. Il Football Club comunque ci prova, si fa vedere con uno spunto di Bevis a sinistra non capitalizzato dagli attaccanti, ma Alace Reale colpisce al 73esimo con lo splendido spunto personale di Mbaba Diaye, che regala ai suoi il passaggio agli ottavi da disputare in casa del Foggia. Il Football Club invece torna a lavorare nel pomeriggio a Giammoro per preparare la gara di campionato del Franco Scoglio, ancora una volta contro l'AC Reale. Stavolta a sfidarsi ci saranno le due formazioni tipo, con gli ospiti che saranno seguiti da un massimo di 275 sostenitori. A tanto, infatti, ammonta il numero di taglianti che saranno messi a disposizione degli acesi.